Finalmente alla ricerca del tempo perduto, questi due anni buttati al vento, diciamo, la Juve cerca di metterli tra parentesi e ricucire dalla cacciata di Allegri, che aveva ha ricevuto un anno già di contratto in più quando c'era Sarri. Si cerca di mettere tutto tra parentesi, di unire Allegri, il primo Allegri, con il second adesso Allegri, però due anni buttati così alle ortiche. Però vabbè, due anni no, dai, un anno hai vinto comunque il campionato, adesso con tutto quello che gli si può dire a Sarri, però l'obiettivo ne aveva 28, poteva anche non vincere nell'ottavo, nel sesto, nel quinto, nel quarto, forse tre, però qualche Champions League, almeno due, avrebbe dovuto vincere, almeno una. Almeno mezza, non esiste mezza. Ma c'era in panchina Allegri, ma sai. Qualcosetta bisognava tirare su in Europa, e l'Europa è la Champions per la Juve. Quest'anno, onestamente, e lo sanno anche i tifosi della Juve, la Juve non avrebbe meritato di disputare la Champions. Poi però è successo qualcosa di molto strano, magari tra 20 anni, 30 anni, chissà, una lettera, qualcosa, perché ci racconteranno come è stato possibile che il Napoli si sia fatto rimontare dal Verona, perché sennò la Juve avrebbe strameritatamente dovuto partecipare all'Europa League. È una bella cosa, no? Sentirgli dire che ha rifiutato comunque il Real Madrid. Ma non solo, ma lui guarda, perché a me piace, perché è diretto, perché dice le cose, perché lui stesso tre anni fa diceva: signori, non è possibile, e lo spiegava. Sono spariti tutti quelli che erano contro Allegri. A tutti. No, ma proprio lo spiegava, a quel punto sai, non sai se lo spiega ai tifosi, alla società stessa, che non, forse non credeva più in lui. Coniugare forse i risultati e il gioco, i risultati e il gioco è impossibile, sì, non è facile. Però Giordano, scusa, ha avuto ragione. Ma Giordano, però no, perché lui. Adesso basta questa melassa. Cioè, scusa Giordano, sembra che sia andato via. Io mi ricordo Giordano che in occasione dell'uscita, non mi ricordo, una delle tante che ogni anno esce, cioè nella Champions, in un'uscita un po' prematura, tu avevi detto: no, è proprio il momento, basta, proprio basta, non se ne può più, gli altri giocano, noi no, proprio basta, non se ne Giordano. Può più. Giordano, e adesso allora, che cosa stai facendo? Oh. Ero accanto a te, hai detto peste e corna. Anche Zanforlini. E adesso è un idolo. Uguale Zanforlini. Zanforlini che non c'è, ragazzi, giù le mani di Orfeo. Cerchiamo di capirci, la Juventus che esce con l'Ajax, con quella Juventus che era in assoluto la favorita, detto da Mourinho quando siamo andati a vincere a Manchester, che dice: beh, ma ragazzi, non potete paragonare le due squadre, questi sono i favoriti veri per vincere la Champions, l'ha detto Mourinho. Quindi? No? Allora, quella Juventus era giusto andargli addosso in quel momento, perché ma sempre lo stesso persona, è sempre lo stesso allenatore, scusami, è sempre quello che tu hai detto, peste e cola, dicendo: ma non è possibile che una squadra così forte abbiamo un allenatore che gioca così male, e che gli altri con i ragazzi giocano bene e questo qua con i campioni gioca male. Tu l'avevi detto, non io, tu l'avevi detto. Cerca di avere una coerenza però, o fai come il personaggio di Dostoevskij. Allora, il principe Mischi dell'idiota di Dostoevskij. Bellissimo. Cavolo, veramente, dai. Sei come Zanforlin, sei. Allora, ragazzi, cerchiamo però di capirci. Dopo Allegri, dopo Max Allegri, è arrivato il principe del bel gioco. Ah, il principe Mischi è arrivato. Tre partite belle. Milano. Occhio a parlare, con il Napoli. Basta. Occhio Mischi a parlare, quindi, perché se ti silura con la Lazio. Ma poi non parliamo di Sarri, parliamo di questo volta faccia che avete fatto, che hai fatto tu, ero accanto a te. Dicevi: non è un allenatore che va bene per una squadra con ambizioni, perché ha un gioco limitato. E io l'ho detto in un modo edulcorato, tu hai lo mazzolavi pazzesco, no, è intelligente, è bravo, sa come muoversi, veramente. Sono molto contento, allora, perché ha rinunciato al Real Madrid. Ma dai, ma perché non dici le cose come stanno? Dai, allora, dillo. Quello che dicevamo è indubbio, è inutile negarlo. Allora ci lamentavamo di una squadra che era talmente forte per noi, e io sinceramente mi ricordo che quella squadra giocava. Era una squadra con veramente degli elementi molto più forti di quelli che aveva Pirlo quest'anno. Però purtroppo non si può uscire con l'Ajax messi sotto in casa, dove hai pareggiato con gol all'andata
passi in vantaggio con Cristiano Ronaldo e subisci l'Ajax un'ora. Io voglio vedere voi cosa avreste detto di Allegri o di un vostro allenatore. Ma adesso chiaramente sono passati. Ma non stiamo parlando di questo, stiamo parlando della coerenza, Giordano, la coerenza è quella che è un valore importante. Mi aiuti a capire bene cosa sta succedendo con Caio Jorge? E qui c'è un piccolo intrigo internazionale, nel senso che il suo agente, Giuliano Bertolucci, insieme alla mamma manager del ragazzo, hanno trovato un'intesa di massima con la Juve, ma non subito, quando scadrà il contratto, il 31 dicembre. Quindi la Juve l'ha bloccato per prenderlo a zero, sul tavolo un ricco quinquennale per il ragazzo con una robusta commissione per la famiglia e l'agente Bertolucci, che portandolo a zero andranno a mettersi in tasca una cifra vicino agli 8 milioni. Ovviamente il Santos al momento non ci sta, ha l'accordo col Benfica, 3 milioni più due giocatori in contropartita scelta del club brasiliano come rinforzi, ma Caio Jorge vorrebbe venire in Italia. In tutto questo c'è anche il Milan nella mischia. Aspetta Nicolò, Milan... aiutami a capire bene le cifre, perché sì. Inizialmente quando si parlava di Caio Jorge, anche a leggere quello che circolava in Italia, è un giocatore arriva per pochi soldi, una promessa, una scommessa, si libera, arriva a pochi soldi. Non mi sembra che sia proprio così, no? No, non è proprio così. Infatti settimana scorsa ne parlavamo, come avevamo sottolineato proprio il fatto che l'entourage del giocatore chiedesse delle commissioni molto molto alte per questo ragazzo, che sicuramente è un indubbio talento, 2002 è un fan prodigio, considerato il 2002 più forte del Brasile, però un giocatore tutto da scoprire, tutto da vedere in Europa, e quindi è chiaro che un conto se lo prendi a zero, se poi devi dare anche un indennizzo come chiede il Santos, inizia a essere un'operazione comunque da un certo punto di vista dispendiosa. Ecco perché in questo momento il Milan, che non voleva andare oltre 2-3 milioni di indennizzo, comunque non voleva dare tutti quei soldi a Bertolucci e alla mamma manager del ragazzo, ha un po' temporeggiato. Quindi in questo momento la Juve ha l'accordo per prenderlo a zero, il Santos però sta facendo pressioni per cercare di venderlo subito. Ovviamente la Juve non ha interesse a prenderlo subito, a spendere dei soldi in più, e quindi in questo momento c'è un po' di intrigo, c'è un po' di braccio di ferro, però il ragazzo al momento di andare al Benfica non sembra così convinto, con tutto il rispetto. Ha fatto un sondaggio anche il Bayer Leverkusen, che molto spesso ha pescato nel mercato brasiliano con ottimi risultati, però al tempo stesso in questo momento la possibilità Italia e la Juve intrigano molto Caio Jorge. Non dimentichiamoci che la Juve corteggia Caio Jorge addirittura dal 2019. Casa Inter, direi di partire da De Vrij. Ma su De Vrij bisogna sempre stare vigili, perché Raiola è sempre in grado di inventarsi qualsiasi cosa, però al momento insomma la pista Everton che è circolata nelle ultime ore non sembra così di gradimento per il giocatore e per il suo entourage, e quindi è chiaro che un conto è se si fa avanti, per intenderci, un Barcellona, un Manchester, un Chelsea, per andare all'Everton in questo momento insomma, nonostante poi Raiola ha avuto dei dialoghi con l'Everton, perché l'Everton gli ha chiesto anche Dumfries, che tra l'altro ha un nome che insomma l'Inter ha seguito ma non ha la forza economica in questo momento di prendere. Hanno fatto un sondaggio, definiamolo così, per De Vrij, però al momento insomma non c'è l'intenzione di Raiola di muovere De Vrij verso l'Everton. Diversamente potrebbe essere discorso nel caso in cui dovessero entrare in scena delle società più di livello e ovviamente anche più importanti. E su Pinamonti ti risulta che, dato che è un vecchio pallino, come noi interisti sappiamo, di Giulini, ti risulta che possa magari intervenire l'Inter per farlo poi giocare a Cagliari e si libera questo quarto? Non credo che l'uruguaggio possa far parte del quarto, penso più a Scamacca. A te cosa risulta? Ma allora, Pinamonti è un vecchio pallino anche di Capozzucca, che ricorderete lo acquistò sia a Frosinone che a Genoa, quindi potrebbe esserci il classico non c'è due senza tre. Il problema è che Pinamonti guadagna 2 milioni e 200 mila euro netti a stagione, che in questo momento sono uno stipendio fuori target. Il Cagliari sta facendo fatica a trovare una quadra con Raja Nainggolan, per il quale insomma c'è ancora un po' di distanza tra Cagliari e il giocatore, perché comunque il giocatore vorrebbe un triennale da 2 milioni, mentre Giulini non vorrebbe andare oltre 1,5 milioni, quindi fa fatica il Cagliari a pagare quello stipendio. Poi se interviene l'Inter
con un incentivo con un milioncino. Però l'Inter in questo momento, avendo difficoltà, sta cercando di agevolare le uscite senza però farsi carico anche degli stipendi, e quindi per quello ti dico, oltre a Pinamonti, ad esempio nell'ambito dei discorsi Fernandez, ieri c'è stato un incontro anche con uno degli agenti di Satriano, che è un ragazzo che piace tanto al Cagliari e che ovviamente ha uno stipendio decisamente più abbordabile, quindi bisogna anche considerare quest'altra alternativa.